Oggi vizietta al pippotto per colazione. Gli diamo un plasmon. Quello dei bimbi, perché lui è un bimbo piccolo. Un po' monnello, però un bimbo piccolo sempre rimane. Ti piace il plasmon, eh? Stanotte deve aver piovuto perché ci è bagnato. Però adesso c'è un bel sole, ragazzi. Meno male, che bello. Ci asciughiamo un po' le ossa, come dice Jessica. Perché sempre pioggia, sempre brutto e brutto. Ci siamo preparati, andiamo a ritirare la posta in un posto che chi ci segue sa dove sto andando. Partiti! Ci mettiamo su autovia. 10 km siamo arrivati, eh. Non dobbiamo fare grosse strade. Siamo arrivati in posta a ritirare la posta e i pacchi. I miei amici di Obramart. Era un po' che non ci Era un venivo. po' che ti aspettavano. Devo prendere delle sciocchezze, niente di che. Ora poi vi faccio vedere un attimo che posteggio. Se c'è posteggio. Era meglio se ci mettevamo fuori. Ma vabbè, vediamo ora. Facciamo il giro, vediamo. Secondo me è meglio che forse ci mettiamo, però non so neanche se ce n'è fuori dei parcheggi. Oggi c'è il mondo qua. Vabbè. Veramente, c'è di tutto, che col camper così grosso. Parcheggiato qua alla fine, almeno siamo tranquilli. Direi che è abbastanza pieno, scusate sempre per il vento. Sembra un trabrico perché devo prendere un portagomma con attacco rapido, ma con il portagomma più grosso. È una spina industriale, che è quella che avevo preso, mi è capitata difettosa. Ed è spaccata. Jessica intanto guarda cose. No, ma Non è perché una canalina questa. ci abbiamo un sacco di cavi, noi nel camper volevo un po' nascondere, È ma è impossibile. difficile. Troppi cavi. Siamo dal brico comprando solo i due portagomme e spendo solo 1,70 euro circa. Record. Record. Plin plin fatta. Bagno fatto. Devo facere il camper, era meglio forse, un po' sporco. Vabbè. Andiamo in camper? Sì. Guardate com'è conciato quest'altro. Siamo Beccati in arrivati, ti flagranza. abbiamo beccato. Inutile che ora fai finta di niente. Con sta pannocchia, c'ha Sì, perché? tutto finito. Sì. E tu, amore, cosa Trottolina! c'è? Pinguellino! Trottolina! Fa il cavallino la mia bambina. Si distrugge il camper quando si muove. Cosa vuoi? Di nuovo caffè, te? È il terzo, eh. Vabbè, siamo a metà mattinata, dai. No, io no, grazie. Io sì. Ci siamo messi in movimento dopo il caffettino e andiamo a visitare un paesino che ha trovato Jessica, che si chiama. Si chiama, lo dico subito, Osuna. Osuna, con la N. Sì, Osuna. Osuna. Sono circa un centinaio di chilometri da dove siamo qua vicino a Siviglia. Sì, è un paesino piccolino, però c'è un'area gratuita, mi sembra carino. Se becchiamo bel tempo, magari si può dronare, visto che è antico, si vede qualche cosa di Dei bello. castelli, mi sembra, delle cose antiche. Vediamo. Di qua io devo andare? Sì. Perché alla fine Siviglia ve l'avevamo già fatta vedere e poi al massimo ci riandiamo in un altro momento. Perché adesso anche il lavoro chiama, quindi non possiamo permetterci di fare troppe vacanze noi. Quindi Basta, è finita la basta. vacanza. Avete visto un po' di tour del nord della Spagna, un po' di Portogallo. Ora rientriamo in Spagna e bisogna lavorare. Anche perché quello che si spende bisogna rincassarlo, non è che si. Non siamo figli di Berlusconi, quindi. Magari. Entrate, fisse, non ne abbiamo, Magari quindi. essere anche il pronipote di Berlusconi, non il figlio. Ma anche 10 nipoti, Mamma mia. 10 generazioni. Stiamo attraversando un ponte. Ponte centenario. Non lo conoscevo io Questa questo mosca. ponte. C'è Eh una sì, che è moschina. praticamente del porto, no? Eh Divide sì, da una parte da all'altra. Siviglia. C'era scritto che era centenario. Ah, struttura immensa. Emergenza in viaggio. Ci siamo dovuti fermare perché la finestra di Christian si è aperta. Cioè, era chiusa bene, ma sapevamo già che era da sostituire appena rientravamo in Spagna. Si è tutta distrutta. Ah, è proprio staccata tutta? Completamente. Tutta aperta proprio. Però se stacchiamo questa e agganci questa con le nastre.
Cosa cambia? Soluzione provvisoria. Appena arriviamo che ci fermiamo, la riparo e vediamo di rimetterla su. Niente, alla fine siamo usciti. Abbiamo trovato un'area prima della destinazione. Dritto. Che tanto ci fermiamo a mangiare. Mangiamo, intanto ripara un attimo la finestra, perché a viaggiare così c'è Cristian che... Da dentro che tiene la finestra. C'è anche bello. No, più che altro che c'è anche tanto vento. Tanterrimo vento. Vabbè, niente. Un chilometro e siamo arrivati all'area. In questo paesino che si chiama... L'ho visto prima, com'è che si chiamava? Aspetta, che adesso ve lo dico. Arahal. Senti quell'altro. Papi! Cosa vuoi? Ah, ma l'hai messo qua perché? Sì, perché si è spaventato dalla finestra. Eccoci arrivati. Tre camper ci sono, dai. Che non è un granché sto paesino. È un po' buttato lì. Un po' così. Però vabbè, dai, fa niente. Tanto a noi ci serve giusto per mangiare e sistemare la finestra. Guarda però che bella qua. Lì di fronte carico e scarico. Sì, è nuovo, non è tanto. Spagnoli. Vieni, siamo tutti spagnoli. Ah no, un belgio. Dove ci mettiamo? Dove vuoi, amore? Dove vai, amore? Vamo? Dove? Vamo! Dove, amore? Adesso la mamma ti fa uscire che siamo arrivati. Chi c'è? Adesso ti facciamo uscire che siamo arrivati. Ok? Dai. Ciao, amore. Vediamo un po'. Prima di iniziare mi sono prima tagliato con la finestra, con la plexiglass, quindi prima mi deve curare, sennò io non posso far niente. Tutte le scuse le trovo. Per far cosa? Per non far niente. Ma guarda, sembriamo in discoteca con sta luce che fa la flash così picci. Per non fare niente lui trova tutte le scuse possibili e immaginabili. Guarda il suo basilico che l'hai comprato ieri, com'è? Conviene congelarlo? Cioè, ma pazzesco. Vabbè. Curiamo il ditino, facciamo uscire il piccione e poi riparo la finestra. C'è anche l'insalata da finire? Nino. Disinfettiamo. Stacchiamo il dito, tagliamo. Sa che purtroppo glielo devo togliere questo dito. È da amputare? È così grave? Mi sa. Non riesce a salvarmelo? Mi sa di no. Vabbè, ne ho altre 9. Con che? Vabbè, per ora facciamo così, tamponiamo, poi vediamo, va? Come va, come si evolve nel prossimo giorno? Come si evolve la cosa. Piano che mi fa male. Però mi sa che forse è meglio così. No. Un punto... Del piffero, perché... La bacina la bibi che passa. Passato tutto. A posto. Pranzo, facciamo un piatto di pasta col pomodoro avanzato da ieri. Finiamo l'insalata che c'è da finire in frigo. C'è del salame. Fame, non moriamo. E io tappullo la finestra, che poi la farò cambiare quando arriviamo a Malaga, dove sono andato già l'altra volta. Per quelle lì, per chi ci segue. Ma a sto giro gli dico: ordinale, fatti pagare la manodopera, ma me le monto io prima che fa disastri. E sto valutando se farla mettere uguale o anche da Christian scorrevole, magari allargando il buco, metterla un po' più grossa, così c'è un po' più di aereazione. Vediamo. È tutto da vedere. Intanto ora la tappulliamo per viaggiare. Scorrevole, c'ha il lato positivo che la puoi tenere sempre aperta. Anche in viaggio. E da fermo non ti possono dire di chiuderla perché non esce dalla sagoma. L'unico lato negativo che io li trovo alle scorrevoli è che gli oscuranti zanzariere non li vendono a parte se ti si dovesse rompere, a differenza di... No, questa qua scorrevole perché lo stile vecchio l'abbiamo trovato, ma di queste Dometic, le Seitz, questo modello no. È un lato negativo che io li trovo. Non trovi il ricambio se ti si rompe l'oscurante o la zanzariera. O meglio, il ricambio ti costa quasi come una finestra. Valutiamo. Ora mangiamo, ripariamo questo per metterci in viaggio e poi valuteremo cosa fare. Pasta pronta e mangiamo. Finestra rimontata e casa su quattro ruote in meno di un'ora torna sempre più in forma di prima. E come sempre... Anche Mr. Pippo. Perché a me mi fa pena. È qua con noi. Poi quando è fuori mi fa arrabbiare. Le diamo una penna. Tanto questo è pomodoro fresco che ha fatto papà, non c'è niente. No, ma non è che mi devi togliere la forchetta. Questa è mia. Aspetta.
Una penna col pomodoro fresco, dai. Uno, ho detto, non due. Almeno ci metto un po'. Che ghiotto te. Mi piace, mamma. E poi c'è il parmigiano. Ma il parmigiano un pochino si può dare. Sì, il formaggio sì. Però dico, c'è il pasta, il pomodoro, il parmigiano. L'unica cosa che questa ha, che non gli fa benissimo, è il sale. Sì, c'è solo un po' di sale che gli può dar fastidio. Ma non è che lo facciamo tutti i giorni, quindi ci sta. Ok, fatto tutto. Christian ha trovato qua, 2,5 km, una pista di monopattini che è la migliore del mondo, dice. Quindi andiamo lì un'oretta, tanto poi l'altra area del paesino dove volevamo andare è qua a quanto? 20 km. Quarto d'ora. Okay. Quindi possiamo stare un po' lì, arrivarla anche più tardi, e poi se è tardi magari lo visitiamo domani, non lo so, vediamo. Tanto facciamo 2,5 km, già sono tanti, ci dobbiamo fermare a far benzina, ma non so se ce la faccio arrivare, 2,6 km. Andiamo davanti? Beh, o vada solo col pilota automatico o bisogna andare in cabina. Abbiamo fatto 2,5 km, praticamente là dietro, dove vedete tutto quello il blu e bianco, subito lì dietro c'è lo skatepark. Abbiamo trovato questo parcheggio qua di terra grosso, così ci stiamo, perché lì erano tutti i parcheggi, non ce n'erano, e se c'erano erano stretti. Ora Christian si prepara, va un po' allo skatepark, noi rispondiamo un po' dei vostri commenti, Jessica editerà un video, tanto per cambiare, e andiamo avanti. Tempo non è un granché, c'è un vento, c'è, boh, vabbè. Ma è normale secondo voi? Dove vai, Pippo? Se fosse normale, dove vai? Non sarebbe più. Ma l'ho appena messo nuovo il tubo lì. Pippo, vieni giù di lì. Vieni, vedi qua. Non puoi stare qua. Oh. Cioè, io non... Non capisco, ogni tanto ti fai delle uscite. Devi stare lì, non devi andare lassù. No! Stai lì. Non devi andare da nessuna parte, devi stare lì. Oh, io ti porto allo zoo. Io ti porto allo zoo, ti faccio mangiare dal leone. Ti faccio mangiare da un leone. Monnello che non sei altro. È di nuovo lì. Oh. I documenti c'ho lì. Lo vuoi capire? Devi stare qua. Jessica edita. Ancora. Christian è andato allo skatepark. E Pippo vuole andare in gabbia, mi sa. Perché poi quando fa così il monello... Ne? Vuoi andare un po' in gabbia, mi sa. Perché non si fanno i dispetti, monello. E ora ci spostiamo di... 46 km. Ma mancava 10 minuti. Mancava un quarto d'ora, io stavo... E ora dice 30 minuti, il doppio. Posso mica fare tutta questa strada io? Devo dormire allora. Vabbè, facciamo questa strada che arriviamo in un'area dove ci fermeremo, penso, per i prossimi 7-8 anni. Sì. No, di più. Un decennio. Finché io non divento, che ho 50 anni. Finché non è maggiore né Cristo. 3 anni. Facciamo, il camper si... Si bugga. Sì, sì. Cristo preferirebbe un'altra meta, però... Ma qua è tanto bello, siamo tranquilli. Guarda, te le posto io la metto. No, andiamo. Arrivati nell'area, ora andiamo qui che c'è un centro commerciale. Ho fatto carico e scarico. No, ho fatto solo il carico, perché lo scarico l'abbiamo fatto prima dove abbiamo mangiato nell'altra area. Ma non ho fatto il carico là perché non mi piace, non c'ho, dovevo fare una modifica lì per l'attacco del rubinetto, quindi te lo faccio dall'altra parte. Allora, qui abbiamo solo caricato. Perché bella la felpetta di Jessica Rosa nuova della Boxor. Bella. Quasi carina, sembri una ragazzina, ma l'anagrafe ma ti frega. Io sono una ragazzina. E l'anagrafe ti basta frega. Basta esserlo dentro, ragazzini. Ah, ok. Vabbè, dopo questo andiamo al centro commerciale a vedere se perché c'è c'ho le orecchie attappate. Siamo entrati al supermercato. Ho preso le pipette, quelle senza sale, senza niente, per Pippotto, che non ne può mangiare tante, ma ora è quasi un anno che non ne mangia di questi, ne? Non ha mai più mangiate. Però a lui gli piacciono parecchio queste qua. Poi Jessica ha preso le cipolle. Stasera faccio il minestrone. Minestrone, e ci aggiungi le tazzole lì, quelle che Pippo non le vuole. Taccole. Taccole. Per caso trovavo il polpo. Volevo fare il polpo con le patate. No. Non c'è? Di là forse. Andiamo a vedere. Niente polpo. No, calamari. Tutti calamari. Polpo no hai. E vabbè, cerchiamo dell'altro.
Niente, i tappi non ci sono qua, i coni per stappare le orecchie. Per ora non li ho trovati, vediamo. Magari in qualche altro reparto. Ma se non è qua in roba di detergenti, cose diciamo di farmacia. Non è che ce l'hanno in mezzo a mangiare per gli animali. Guarda, quello che c'è anche al mercato. È vero, è la prima volta che lo troviamo in un altro supermercato. Parlava del deodorante questo qui. Che però, fragranze originali, fresh stick. Cavolo, il Mercadona costa quasi 4 euro. Cioè, se è uguale, però, il Mercadona sale quasi 4 euro. Continuano gli acquisti. Abbiamo preso varichina e basta, non ho aggiunto nient'altro. Ho preso il deodorante. Ora facciamo un giro, perché è una catena nuova che non abbiamo mai visto, quindi magari c'è qualcosa di interessante. Pasta molisana 1,39 mezzo chilo. A gallo, lascia la Barilla. Ora facciamo un giro completo a vedere cosa c'è. Abbiamo preso il carretto, ma non abbiamo preso più nient'altro, perché l'angolo della carne sembrava tanta roba, ma alla fine quando poi sei lì non ci ha ispirato niente da prendere. Abbiamo detto facciamo andare quello che abbiamo in frigo e via. Siamo arrivati in camper. Ho aperto le pipette, queste qua di Pippo. Mi raccomando, ha preso papà, amore. La vuoi assaggiare una pipa? Non sei più capace ad aprirle? Non sei più capace ad aprirle? Ah sì che sei bravo, non ce n'è più, amore. Buone queste? Non ce n'è più, non ce n'è, sono i gusci, non ce n'è più. Due ogni tanto di queste. E poi c'è lei che fa la scimmina. Dai che ti lavo gli occhietti la mamma. C'è un vento ragazzi qua fuori che... Si muove il camper, oltre agli alberi. Dormiremo stanotte? Beh, il vento non è che mi dà fastidio guidare con il vento. Di notte mi dà fastidio la pioggia che non riesco a dormire. Jessica si è fatta il risciacquo con l'acqua fisiologica. Secondo me fa prima ad andare in quell'edificio che è l'ospedale e glielo stappano in un attimo. Però vabbè, non vuole. Dopo aver aggiustato la finestra, oggi Pippo mi ha rotto la crocetta, quella che abbiamo preso l'altro giorno a Fatima. Beh, ce l'avevo qua al peso al collo, lui rosicchia, me l'ha rotta. Ora ci metto una puntina di colla, così la andiamo a riparare, sperando che il monello non me la rompa più, perché sennò li stacco le penne. Questo pennuto, maledetto monello. Tanto ho messo sulla pentola a pressione il minestrone per stasera. Bernice si riposa un po'. Christian gioca la play. E Jessica lavora. Lavoro. Pippo, cosa stai facendo? Prepari cena? Sì, ma per noi alla fine vi ho fatto... Veramente ho detto a Pippo, non a te. Ah, scusate. Non volevo essere invadente. Cos'hai fatto? Per noi? Vabbè, il minestrone è pronto. Sì, il minestrone è pronto. Facendo toast per Christian. Lui non lo mangia perché la mamma... Gli dai vizi. Perché se era per me, questo c'era e questo mangiava. E è lì che è magro magro. Cosa? Deve mangiare. Il minestrone deve mangiare. Non era qualche bel sandwich. No, prendi. Qui invece abbiamo già il minestrone per noi. Ah, si è svegliato anche qualcun altro. Qui si è svegliato qualcuno. Di nome Bernice. Gira. Cosa vuoi, amore? La pappa? Pippo, cosa fai? Quello no, Si è spostato, che dice, non si sa mai, magari. Mi avvicino lì, cara. Capita qualcosa. Vero, amore? Oh, un infernotto, lui è un buon bollotto. Che ora è? Devi mangiare? Fatte meglio. Direi di sì. Tu la vuoi un po' più asciutta o la vuoi un po' più brodosa? Beh, uguale, guarda, tanto io su quei menù che... Non è che ci tiro così tanto da dire. No, no, fammela così perché... Sai, quindi, c'è quello che vuoi tanto. Mangio la scatoletta di Bernice. Come sei, mamma mia.
Io lo voglio un po' più brodoso invece. Tu Pippo? Me la vuoi? Aspetta! Io la voglio un po' più brodosa. Cosa faccio? Ne do una alle crocchette o vuoi metterne due alle crocchette? Aspetta. Ce n'è una con le crocchette, cosa dici tu? Qua ne è avanzato ancora un pochino di minestra. Scusa, che camperista qua in zona. Con un po' di minestra. Amore, diglielo. Se qualcuno vuole un po' di minestra, viene su casa su quattro ruote e ce n'ha quanta ne volete. Ne bacina anche la tua mamma. Allora, con la mamma fai più il prezioso. Ma basta che tiro fuori il formaggio e passa tutto, vero? Vero? E passa tutto, basta tirare fuori il formaggio. Sei un briscolo, va tu. Sei un bricconcello. Andiamo a bere. Cosa stai facendo? Mi ha visto col formaggio, all'attacco. Cosa c'è amore? Cosa vuoi? Il formaggio? Adesso te ne do un pezzettino, la mamma, aspetta. Se no qua già mi sto per tritare le dita, che non ce n'è più. Dille, ora non mi toccare perché voglio il formaggio. Infatti già mi ha pizzicato il nasino. Lasciami stare, non mi toccare. Un pezzo a te, un pezzo a Bernice. C'ho metà per uno. Dai, vieni. Vieni. Piuttosto che venire sulla mano, non mangia. Vieni, guarda che c'ha il formaggio la mamma. Vieni. Ma non devi darle la vinta che glielo dai, Guarda che glielo do a Bernice. Dai, vieni. Te, guarda che c'è il formaggio qua, vieni. E allora niente, glielo do a Bernice. Te, Bernice. Bernice, te amore, te. Brava, hai visto? C'è ancora il tuo, c'è anche il tuo pezzetto, dai, vieni. Qua, dai, vieni. È più forte di lui. Tosto non mangia. Tosto non mangia, ma nella mia mano non ci viene. Sono 5 anni che ti sopporto. Dai. Così va bene. Così it's ok. Toast pronto. Minestra pronta. Se magna? Si è messo un po' d'olio crudo, quello sì, buono pugliese. Sì, ce l'ho messo. La cosa più buona è quella, queste cose. L'olio crudo. Buon appetito. Dai, buon appetito, anche se per te non è un buon appetito. Appunto, se non è educato. Buon appetito a tutti. Voi ditemi se è normale che bisogna lavare e asciugare i piatti con le cuffie. Fai anche la doccia con le cuffie dopo. Pippo va in aiuto. Personaggio. Finita la cena, bella doccetta ci è voluta senza proprio... Ah, bello fresco pulito, si va a dormire. Papi, ora vai a nanna anche tu, amore. Banana, sì. Io l'ho fatta. Ora è il turno di Christian. Jessica ha detto che la fa domani mattina. Non aveva voglia di farsela stasera. Ma non mi piace farla la sera a me. Invece è bello, vai a letto con bello pulito, ti metti disinfettato. Il mattino ti svegli, almeno ti richiami. No, invece io l'odio al mattino, vedi? Perché proprio per quello che ti dà del... Ti dà gli schiaffi al mattino l'acqua. Non è bello. No, per niente. Non è niente. Invece la sera, bello fresco, ti metti in branda e ti svegli che puzzi. Vabbè, ci vediamo domani, va?